Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi spacchetteremo insieme queste blind che ho preso da poco. Allora, questi li ho visti nel video di Nese Time, mi sono piaciute tantissimo e ho deciso di prenderle anch'io. I My Little Pony, che ormai si sa, sono meravigliosi, e questi che sinceramente non avevo mai visto. E vorrei cominciare proprio da questi e andiamo a vedere. Allora, sono costati mi sembra 2,99, non mi ricordo sinceramente, nemmeno c'è scritto qui. Oddio, almeno non lo vedo io. Allora, questa bustina c'è scritto contiene anche un album Pocket in omaggio. Poi c'è scritto contiene due simpatici cagnolini e regalo 24 figurine. Che carini. Andiamo a vedere che cagnolini si possono trovare. Ecco qui. Questo deve essere l'album. I cani. Io adoro i cani. Ah, ecco, questo è l'album dove mettere le figurine. Che carino, guardate. Che bello lo Sharpei, guardate che carino. Il mio cane, come sempre, non c'è mai. Non c'è. No, qui non c'è. Vediamo se lo trovo, ma credo proprio che non ci sia. No, infatti. Ah, guardate, c'è! Il mio cane è questo. Besenji, no, non è questo. Il mio cane è una Akita. Eccolo qua, Akita Inu. Questo è il mio cane. C'è, la foto ci sarà. Allora, ci saranno le figurine. Anche questo che carino! Comunque, questo è l'album. Fate finta di non avermi mai sentito dire queste cose. E andiamo avanti. Non c'è più niente dentro. Vediamo questi due cagnolini. Ah, guardate che carino. Double. Ah, 2,95 sono costati. Comunque, qui ci sono i due cagnolini più le figurine. Vediamo un po' quanti cavolo di pacchetti ci sono. Speriamo siano carini. Ok, che cane è? Guardate, no, non mi piace. E qui ci sono tutte le minifigurine. Ma le figurine sono carine, ma sono delle semplici figurine. Vediamo quest'altro, magari è più carino, speriamo. Sinceramente mi hanno un po' deluso. Favoloso. Cosa vorrebbe significare questa cosa? Boh. Vediamo. No, sono deludenti. Le figurine, vediamole. Oh, il padre della mia bambina è così identico. Si chiama Eragon. Era bellissimo, veramente. Questi li mettiamo da parte e continuiamo. Stavolta apriamo i My Little Pony, che sono sicuramente più belli e meno deludenti di questi. Speriamo di trovarne una che mi piace tanto. Prendiamo. Ho trovato Diamond Rose. Wow, guardatela già, si intravede quanto è bella. È stupenda. Aspettate che sposto la carta. Guardate quanto è bella. Questi sì che sono fatti veramente bene. Guardate quanto è bella. Tutta bianca e fucsia. Adoro il fucsia, come sapete. Guardate che bella. Sta in piedi. È veramente uno spettacolo. Aspettate che faccio un po' di zoom. Sono veramente bellissime. Adesso andiamo avanti con questa. Aspettate che tolgo lo zoom. Ecco qui. Adesso andiamo avanti con questa,
e costa 3,50. Sì, è un pochettino caro il prezzo, ma io spero di aver preso. Aspettate, vi faccio vedere la checklist un attimo. Ecco qui. Io spero di aver trovato quest'aquila. A toccarla mi sembra lei, ma io ci spero perché è molto grande. Ho paura che sia o questo, ma spero sia l'aquila, perché invece è un casino. Andiamo ad aprirla. Oh, non c'è l'apertura facilitata. Speriamo, ho indovinato. Sì, forse ho indovinato. Ecco qui. Qui ci sono tutte le scene del film e qua ci sono i nomi dei personaggi, che si chiamano Grande Aquila, Bob, Terence, Red, Stella, Chuck, Maialino e Leonard. Io spero di aver trovato la Grande Aquila. E adesso andiamo a vedere, speriamo di aver indovinato. Sì, ho indovinato. È stato semplice indovinare. Cioè, a toccare già dalla confezione si capiva che era lei. Mamma mia, guardate quanto è fatta bene. Cioè, guardate, è grandissima. Guardate insieme alla mia mano quanto è grande. Cioè, è fatta poi benissimo. Ogni minimo, come si dice, la texture, ogni minimo particolare è fatto veramente, veramente bene. Guardate che bella, sta pure in piedi. Penso che toglierò questo, io la lascerò così d'esposizione, perché mi piace tanto. Toglierò questi cani perché fanno veramente schifo. Ecco qui, guardate quanto sono belli. Ecco qua, guardate che spettacolo. E niente, sono rimasta veramente contenta da queste, dalle due, dei pony e degli Angry Birds. Lasciando perdere i cani, non comprateli perché sinceramente non sono poi così tanto carini. Noi ci rivediamo alla prossima. Ciao!